Buongiorno a tutti. A chi è che non è mai capitato di aprire una bottiglia di spumante e avanzarne un po'? Penso un po' a tutti. Allora, poiché qui io ne ho un bel po' di spumante, lo utilizzerò per fare questo petto di pollo. Allora, questi sono 4 etti di petto di pollo che ho tagliato a tocchetti da infarinare nella farina di riso. Poi faremo sfumare come spumante e aggiungeremo come odori, come spezie, maggiorana e timo. Ok? Allora, procediamo. Seguitemi. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella così vi arrivano tutte le notifiche e che sono sempre anche su Facebook col blog I Piatti di Eulalia, ok? Allora adesso seguitemi passo passo. Mettiamo a scaldare il filo d'olio col peperoncino. Ho infarinato con la farina di riso tutto quanto i tocchetti di petto di pollo e intanto lo versiamo nella casseruola. Quando si è ben insaporito facciamo raddoppiare il nostro spumante. Per evaporare la parte alcolica aggiungeremo le nostre spezie, maggiorana e timo. E nel frattempo prepariamo anche un po' di brodo vegetale. Io ne ho preparato più o meno meno di 1 litro, 750 cl. Ho aggiunto maggiorana, timo e anche un pochettino di prezzemolo, vedete? Adesso aggiungiamo un paio di mestoli di brodo. Ok, mettiamo il coperchio a soffietta e lasciamo cuocere almeno per 20 minuti. Il brodo vegetale classico fatto senza nemmeno la cipolla, soltanto un po' di pomodoro, carota e sedano e l'ho filtrato. Bene, anche se questo coperchio è la valvolina, mettiamo sempre un po' a soffietta e lasciamo cuocere a fiamma molto bassa, lenta, dolce dolce, fiamma dolce per 20 minuti. Ovviamente durante la cottura aggiungo ancora un po' di brodo, infatti l'ho terminato. Bene, trascorsi 20 minuti, facciamo che spegnere, togliamo i tocchetti di pollo e lasciamo ridurre il sughetto con un segreto. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, ho tolto tutto, i tocchetti di pollo sono qua, ho tolto ovviamente anche i peperoncini, ok? Adesso facciamo la riduzione. Aggiungerò 100 g di yogurt greco magro. Chi è più golosone può usare anche la panna da cucina, sempre 100 grammi. Anziché la panna, io per farlo venire un pochino più leggero dei grassi, metterò lo yogurt greco magro, Total Fage, io uso sempre, ok? 100 grammi. Bene, accendiamo di nuovo sotto il gas, stemperiamo bene bene il nostro yogurt greco con il brodo, tutte le spezie che abbiamo messo, maggiorana, timo, prezzemolo. Lasciamo rapprendere un attimino e poi verseremo i tocchetti di pollo. A questo punto, che la riduzione è diventata bella cremosa, vedete, aggiungiamo i nostri tocchetti di pollo e lasciamo insaporire ancora 5 minuti. Ok, non ci resta che impiattare. Voilà, ecco qui pronti i miei tocchettini di petto di pollo allo spumante, belli cremosi, vedete? Per chi mi segue sa che io la panna non la uso e uso sempre lo yogurt greco magro, mi trovo bene così. Se no potete usare anche quella. E questa ricetta va benissimo anche per il pollo intero, cioè quindi coscette di pollo sovraccosce, ok? Non solo, ho anche coscette dissossate, io ho il petto di pollo e l'ho fatto con quello. Buona degustazione a tutti, alla prossima e spero che vi sia piaciuta. Mi raccomando, attendo i vostri like e i vostri commenti. Ciao ciao, alla prossima!